presenti in quel territorio. Da ultimo, il DM 25 gennaio 2016, adozione del documento di indirizzo per l'attuazione delle linee di supporto centrale al Piano Nazionale di Prevenzione 2014-2018, tra le azioni centrali valorizza la ricerca scientifica e la formazione degli operatori sui temi dell'ambiente e della salute e promuove un'efficace collaborazione tra i servizi preposti alla prevenzione e alla promozione della salute, quelli per la tutela dell'ambiente e anche in collegamento con enti di ricerca. Lo scopo prioritario è proprio quello di costituire una strategia anche nazionale per il coordinamento e l'integrazione delle politiche e delle attività nazionali e regionali nel rapporto difficile e complesso tra ambiente e salute. Grazie. Grazie, onorevole Labriola, facoltà di dichiarare se sia soddisfatta. Grazie Presidente, Sottosegretario, onorevoli colleghi. Purtroppo non posso ritenermi soddisfatta della risposta che lei mi ha dato, perché in primo luogo i cittadini di Taranto non vogliono più ammalarsi e non vogliono più vivere nell'angoscia di scoprire anche e spesso tardatamente di avere una malattia che ormai li porta di lì a poco a perdere i propri cari. Perché parliamo di situazioni in cui non ci si rende conto, signor Presidente e Sottosegretario, che se la persona che si ha davanti è ammalata di tumore, spesso donne e uomini vengono curate con pomate, poi arrivano a Bari dove ormai è troppo tardi. Ci sono tanti tipi di tumori diversi, ho scoperto in questi anni. C'è il carcinoma squamoso, una parola che sembra così quasi poetica, che è lento a muoversi. Quindi in quel caso, quando ci si sbaglia a identificare un tumore e lo si cura con delle pomate, forse lo si può salvare il paziente. E ci sono dei casi in cui il tumore è troppo violento, per cui quando si arriva al Bari ormai è troppo tardi. E spesso si lasciano mariti, figli o mogli, figli, amici. È una tragedia continua. Non è stata data la necessaria attenzione a un'emergenza che riguarda Taranto e la sua provincia, i cittadini tutti. I dati forniti con l'aggiornamento del registro tumori di Taranto sono dati allarmanti. Si parla di un aumento sproporzionato dei tumori per entrambi i sessi. E poi, altro dato significativo, è anche il forte aumento della mortalità infantile per tumore nei bambini e nei ragazzi compresi nella fascia di età 0-14 anni. Bambini e ragazzi, parliamo del futuro di una terra che purtroppo è stata lasciata sola, alla deriva, malgrado i tanti tentativi legislativi. Quello che la città di Taranto vuole, oltre a non ammalarsi, è non 3 posti letto qui, 10 posti letto qui, un po' di risorse messe qua e là in qualche decreto o in qualche provvedimento. Quello che la città chiede, di cui ha bisogno per affrontare l'emergenza, che è costretta a subire, visto gli innumerevoli decreti che tengono in vita ancora lo stabilimento Ilva, è una programmazione seria che analizzi da una parte le reali necessità della popolazione, le risorse necessarie e le azioni da mettere in campo. C'è la necessità di porre particolare attenzione in termini di assistenza e sorveglianza ai residenti di quest'area ad alto rischio ambientale. Non sono sufficienti gli sforzi fatti finora, anche perché finalizzati a salvare un ammalato incurabile, l'Ilva. Quante volte il governo è intervenuto per salvare il gigante dell'acciaio? Tutti lo sappiamo. E sappiamo anche che le criticità ambientali legate alle attività dell'Ilva sono allo stato attuale molto preoccupanti, proprio perché a causa del non completamento delle prescrizioni AIA, insufficiente a garantire livelli adeguati della tutela del territorio. Ciò è stato confermato dalle memorie depositate dall'ARPA Puglia in fase di audizione proprio in merito all'ultimo decreto Ilva. Anche l'ASL di Taranto, durante le audizioni, ha disegnato un quadro drammatico. Numerosi studi e controlli sanitari hanno dimostrato che oggi a Taranto e dintorni i cittadini necessitano di maggiore assistenza, che sono necessari presidi che garantiscono un puntuale e veloce diagnostica per prevenire e curare i tumori. Non solo servono strutture capaci di curare i malati durante il trattamento delle malattie, nell'assistenza alla riabilitazione e che garantiscano ai malati e alle famiglie adeguato supporto psicologico.
Oggi, nel 2016, non è concepibile che in un paese civile i malati siano costretti a lunghi pellegrinaggi per essere curati, soprattutto in considerazione del fatto che non tutti i malati sono in grado di affrontare trasferte così spesso costose. La salute è un diritto sancito e tutelato dalla Costituzione e per questo lo Stato ha l'obbligo di garantire sul posto cure mediche e specialistiche. L'ASL di Taranto ha bisogno di personale adeguatamente preparato e strutture più funzionali, capaci di dare risposta alla crescente richiesta di cura, in particolare per i bambini e i ragazzi. Lo Stato deve curare perché lui stesso è responsabile del male. Se si continua a voler tenere in vita l'Ilva, bisogna anche avere il coraggio di porre rimedio alle conseguenze che ne derivano. Sostenere la produzione dell'acciaio in una struttura che ha innumerevoli problemi di sicurezza degli impianti, e ciò lo dimostrano i vari incidenti mortali occorsi in essi, significa autorizzare ad inquinare, continuare a mettere in pericolo vita dei lavoratori e dei cittadini. Gli studi epidemiologici effettuati dall'ASL di Taranto nell'area Taranto-Statte mettono in risalto che c'è forte bisogno di soluzioni che non mettono assolutamente a rischio la salute e la fiducia dei cittadini. Volere a tutti i costi nascondere quanto c'è di sbagliato nel mantenimento di in vita dell'acciaieria è un errore che i cittadini e le famiglie più deboli pagano sulla loro pelle. Nel nostro Paese i servizi essenziali come la sanità sono da troppo tempo spaccati in due qualità, quelli per ricchi e quelli dei tanti poveri costretti a stare in strutture pubbliche fatiscenti, dove si può far classificare il Santissima Annunziata come ospedale di secondo livello, quando dalla sala rianimazione passeggiano indisturbati topi, dove si scopre un cadavere nel bagno del pronto soccorso. Questo, sottosegretario, non è fantascienza, è purtroppo cronaca. Come già ho fatto due mesi fa, invito la ministra Lorenzin a fare un giro in corsia nei reparti degli ospedali della città per rendersi conto che le richieste che ormai da mesi avanzo non sono richieste infondate. Il Ministero invia una task force e disegna un nuovo sistema sanitario in grado di salvare i cittadini della mia terra. Ritengo che proprio per la drammaticità della situazione e per dare un segnale forte della vicinanza dello Stato alla popolazione tarantina, vessata sia dall'inquinamento che da una crisi sociale ed economica senza precedenti, oggi, signor Segretario, avrei desiderato un impegno diverso da parte del suo Dicastero. Grazie. Grazie. Interpellanza urgente 2427. Onorevole Nesci ed altri sulle iniziative per assicurare la continuità nell'assistenza medica territoriale alla luce dei nuovi indirizzi per la medicina convenzionata. Onorevole Nesci, prego. Grazie, Presidente. L'interpellanza di oggi riguarda il nuovo atto di indirizzo per il rinnovo dell'accordo collettivo nazionale dei medici convenzionati. Tra le altre cose, l'atto di indirizzo stabilisce che la continuità assistenziale sia prevista per 16 ore al giorno e non più per 24. Quindi la fascia oraria notturna sarà scoperta esattamente dalla mezzanotte.